Difficile resistere alla tentazione di ammirare dal vivo un evento che almeno in Italia si ripeterà solo nel 2020. Ecco spiegato il motivo che ha spinto migliaia di persone da nord a sud Italia a fermare le loro attività per ammirare l'eclissi solare. L'ombra della Luna è iniziata a coprire il disco del Sole intorno alle 9:30 per raggiungere il suo culmine alle 10:30 e terminare poco prima di mezzogiorno. In Italia però è stata solo parziale, ma ben visibile là dove le nuvole non hanno rovinato lo spettacolo. È stato dunque un equinozio di primavera davvero speciale, quello che stamattina ha visto molti cittadini accomodarsi con il naso all'insù per ammirare uno dei fenomeni celesti tra i più rari ed emozionanti, l'eclissi, visibile negli ultimi anni, nel 2005 e nel 1999 dalla nostra penisola, quasi ovunque ha mantenuto fede anche questa volta allo spettacolo promesso. Io ho visto quella del 61 quando avevo 10 anni e l'emozione, sia perché ero bambina, sia perché era totale, è stata fortissima, tanto che me la ricordo ancora. Mi ricordo anche il freddo che poi si sentì con la eclissi totale. E questa comunque non si può non ammirare, una cosa così meravigliosa. Ma per rivedere il sole completamente nascosto dalla luna e il cielo improvvisamente buio dovremo aspettare fino al 2081. Aveva già visto l'eclissi attraverso questi telescopi? No, l'avevo vista quando ero studente, la totale però era eccezionale, poi la prima volta con il classico vetro fatto con la candela, si oscurava il vetro, si guardava, ecco. Oggi ci sono altre tecnologie. Vabbè, ma dal telescopio è un bel vedere. Per gli astrofili marchigiani che attendevano l'evento da anni, hanno programmato una serie di manifestazioni pubbliche, iniziative anche al Museo del Balì di Saltara, dotato di appositi strumenti di osservazione, mentre 3 telescopi sono stati messi a disposizione degli alunni, dei curiosi e degli appassionati nel piazzale del Liceo Scientifico Torelli. Penso che sia una cosa importante per gli studenti, anche per la cittadinanza, poter vedere questi fenomeni perché sono abbastanza rari, ecco. Dalle classi prime alle quinte Sì, scenderanno man mano sì. tutti. Super notazione perché sennò 800 alunni tutti in una volta è un po' difficile, però diverse classi verranno a visionare l'eclisse e poi c'è la possibilità anche di vedere in diretta streaming. Le immagini in diretta streaming che sono state inviate dal gruppo Astrofili Pesarese erano visibili in ogni classe. Da quanto tempo ha questa passione? Diciamo, più o meno da quando avevo 14 anni circa. E da che cosa è nata? Ma non saprei, forse l'amore, diciamo, per la voglia di conoscere in qualche modo il mondo che ci circonda e quindi il piacere, insomma, di capire, no, di studiare alcuni fenomeni. E da lì poi è nata, diciamo, la passione con l'acquisto del telescopio, che è poi quello che vedete anche qui, che usiamo oggi per l'osservazione, e poi l'avvicinamento a un gruppo astrofili di peso che dall'85 svolge la propria attività qui nel territorio. Quello di oggi è stato un evento molto atteso dal gruppo. Sì, è stato un evento molto atteso. Siamo qui oggi, qui al Liceo Scientifico di Fano e siamo anche a Peso, alla Pala di Pomodoro, per, diciamo, permettere alla cittadinanza di poter osservare questo evento. Lo spettacolo è stato alla portata di tutti, ma per non osservarlo ad occhio nudo è stato necessario munirsi di occhiali per evitare lesioni alla retina o comunque altri accorgimenti con filtri a protezione della vista, evitando quindi danni anche permanenti. Mi fa molto piacere che comunque la scuola sia riuscita ad organizzare questa esperienza, perché poi se vediamo non c'è soltanto il liceo scientifico che riesce a partecipare, quindi ringrazio appunto il preside del liceo scientifico Torelli che è appunto riuscito a fornirci anche gli strumenti necessari per poter assistere a questo fenomeno così emozionante.